Queste settimane, nella nostra forma dedicata alla musica, abbiamo incontrato gruppi, musicisti, cantanti. Abbiamo quindi affrontato il mondo delle sette note, diciamo, attraverso coloro che salgono sul palco e la musica la fanno. Ma è naturale che chi fa musica, in particolare i musicisti, poi la musica da qualche parte deve arrivare, deve passare. E qual è il luogo migliore se non la radio? Che da anni, da secoli ormai, ci permette di conoscere la musica, ci permette di conoscere gli artisti che la propongono. Ebbene, oggi qua abbiamo con noi Fausta Revello. Ciao Fausta. Ehi, Davide, Davide! Grazie per Ma l'invito. figurati, Radio Gran Paradiso, una delle emittenti storiche radiofoniche del canadese. 1976. Io te avevo 3 anni. C'eravamo già, ma non. Poi ti dico un piccolo segreto. In realtà trasmettevamo già prima del 76, però erano le radio libere, quelle non Certo. autorizzate, eccetera, eccetera. Nel 1976 i miei genitori hanno deciso di regolarizzarla, quindi ufficialmente dal 1976. Sono quasi 50. 50. Ma a noi fa impressione e noi possiamo dirlo. Però è vero che prima scherzando prima di iniziare questa chiacchierata, dicevamo, c'è una canzone famosa degli anni 80 che diceva Video Killed Radio Star. Vuoi che te la canto? Posso vedere No, sicuramente? salviamo il salvabile. Io non posso perché sono stonato come una campana e canto a malapena sotto la doccia. Immagine che è meglio che cancellate questo studio. Però è vero che in realtà non è stato così, nel senso che oggi, dicevamo prima, radio e televisione vanno in parallelo, addirittura la radio ha preso parte, è entrata nella televisione perché ci sono tantissimi canali musicali, però con te appunto raccontaci un po', tu che hai vissuto questa evoluzione, come è evoluta la radio in generale? Voi siete, tra virgolette, radio locale, ma in realtà siete conosciuti in tutta la regione Piemonte. E Assolutamente. anche in Francia vi ho sentiti, quindi. Ci ascoltano dappertutto. Guarda, Davide, qua servirebbe mia madre, veramente, che è stata il genio effettivamente della situazione, per raccontarti il tutto. Il tutto nasce in una soffitta a Pont Canavese, in località Trouc-Merlin, cioè proprio uno di quei posti che adesso dovrei andare a cercarla, quella soffitta, non so Ma c'è neanche se Google, esiste c'è ancora. Google. Esatto. E io lo ricordo vagamente perché ero veramente piccolina, però ricordo una cosa di quella soffitta. Ricordo alle pareti che c'erano i cartoni delle uova, praticamente, i Sì, mitici cartoni delle uova per certo, provincia insonorizzare d'intenzione. la parete. Però non sono tanto i cartoni delle uova quelli che mi restano a mente di questo ricordo che avevo da piccolina, ma mi ricordo i secchielli che raccoglievano l'acqua perché pioveva dentro. Quindi praticamente i DJ che venivano a trasmettere all'epoca erano tutti DJ assolutamente liberi, free, erano amatori sostanzialmente, dovevano camminare scavalcando questi secchielli d'acqua, perché io proprio questa immagine, ricordo perfettamente i secchielli delle volte quasi pieni d'acqua perché pioveva dentro. Questa è proprio la prima Certo. sede di Radio Gran Paradiso. E c'erano i giradischi, quindi bisognava fare il preascolto e quando ti telefonavano, perché per fortuna il telefono a fili c'era già. Non Sì. stiamo parlando dell'era del telegrafo, per fortuna, ecco. Quando ti telefonavano ti chiedevano una canzone, quindi ti dovevi alzare in fretta, andare a cercare tra i dischi quello giusto, preascoltarlo e metterlo, era tutto un altro mondo. Oggi invece. L'era dei dinosauri. Oggi tu schiacci play, tu digiti due o tre tasti nel computer e schiacci play. Io ho avuto la fortuna di aver vissuto sia il preascolto con il giradischi, sia Certo. il 33 giri che il 45 giri, perché quando io ho iniziato a lavorare in radio, era il 92, ero appena maggiorenne sostanzialmente, c'erano ancora i giradischi, c'erano proprio i mixeroni, i giradischi, le musicassette, quindi avevamo tutti gli Bellissimo. spot che andavano in onda schiacciando il play della musicassetta, dovevi stoppare il giradischi, far schiacciare il play e tutto. E non mi ricordo, tu mi aiuterai sicuramente, forse erano i primi anni 80, quando è arrivata la rivoluzione del CD. Stiamo parlando, no, allora il CD. '80-85, Sì, poi la tra l'80 e il registrazione è fine 90. anni 80, inizio anni 90, perché io ho iniziato a comprarli. Quando sono arrivati i CD, ma Certo. noi abbiamo urlato al miracolo, perché finalmente tu in un CD piccolino così riuscivi ad avere tante tracce e non dovevi più portare dietro borsoni di dischi, borsoni e soprattutto
soprattutto il discorso del preascolto, perché noi passavamo dei minuti proprio, sì, sì, 3-4 minuti, con le cuffie e il dito fermo sul disco, in attesa che finisse l'altra canzone, e poi al microfono dicevamo: adesso vi facciamo sentire la prossima canzone, e in quel momento lasciavi andare, c'è il tendine, perché dovevi farlo ripartire, certo, il disco, in perché pratica. Non è come adesso, o anche come era stato all'epoca dei CD, esatto, mi serviva la traccia 4 CD, traccia 4 play, quindi ti garantisco che quando è arrivato il CD noi abbiamo urlato subito al miracolo, abbiamo detto: ma che meraviglia. Quindi anche in radio mia madre ha subito comprato i lettori, quelli da 100 CD, così perlomeno potevi... Ve le invidiavo. Grande investimento quello, così potevi fare una scaletta scegliendo quali canzoni del CD, e allora anche lì prendevi i CD, mettevi dentro tutta la musica, li dividevi per revival, non revival, rock, pop, eccetera, eccetera. E sembrava che veramente avessero inventato il paradiso, certo. E invece da lì a qualche anno il paradiso è arrivato veramente, certo. Il digitale è fantastico, digitale. Ha cambiato completamente tutto. Sento anche che oggi addirittura tramite il digitale, signori, anche quello che sono una volta la telefonata, che poi veniva registrata o era in diretta, dove: ah, ciao, sono Tizio, voglio la canzone... Oggi, adesso addirittura WhatsApp, noi abbiamo il classico cellulare, lo smartphone collegato al mixer, e quindi loro i nostri radioascoltatori ci mandano quotidianamente i loro vocali, certo. E noi tramite il Bluetooth entra direttamente nel mixer, il processore abbellisce un attimino la voce, ovvio per non farla sentire distorta o cose del genere, e va in onda direttamente da lì. Cioè, io che ho vissuto la bacinella dell'acqua e il giradischi, cioè posso dire, poi adesso detta così sembra che sono vecchissima, però è la verità, ho passato tutto questo e devo ammettere che adesso è un gioco da ragazzi, certo, poter fare radio. Ovvio che serve un po' di esperienza, perché è vero che volendo lo possono fare tutti, però quello che non hanno magari le nuove generazioni è l'esperienza di noi che sappiamo quello che abbiamo vissuto in passato. Fausto, l'esperienza che voi tra l'altro avete anche sviluppato fuori da quelle che sono le quattro mura della radio, perché siete diventati, non solo voi, ma voi siete sicuramente uno di quelle realtà territoriali del Tigre canavese che il live, l'audience davanti, il trascinare la gente, farla ballare, siete diventati un punto di riferimento. Lavoriamo tantissimo fuori, sì. Devo dire che Radio Gran Paradiso è tanto quanto radio, tanto quanto il live, nelle sagre, nelle feste paesane, nei locali. Abbiamo un calendario, guarda Davide, io e mio fratello, che tra l'altro saluto, avrebbe dovuto esserci anche lui quest'oggi, ma non è riuscito a venire perché lui ha molti più impegni di me, perché ha una famiglia. Però tu non è che non abbia niente da fare, Però lui, oltre a tutti i miei impegni, ha anche una famiglia, ecco, giustamente. Quindi saluto appunto sia mia mamma che mio fratello, che poi quando mi vedranno saranno, spero, felici di quello che ho raccontato. Ecco, noi portiamo fuori la radio e Capperi, è bellissimo, perché portare fuori la radio significa andare a conoscere di persona le persone che ti ascoltano per radio, instauri proprio un rapporto, si diventa amici, certo. Cioè è inutile, io ho sempre pensato che la nostra forza, perché uno si dice alla fine: qual è il segreto del vostro successo, della vostra popolarità? Se non vogliamo parlare di successo, parliamo di popolarità. Secondo me è l'essere nazional popolari. Sì, riuscire a parlare con tutti, il famoso nazional popolare di Pippo Baudo, e riuscire a parlare con tutti e avere la possibilità di uscire dalle mura della radio e andare in tutti i paesi. Tra l'altro non facciamo solo il canavese, facciamo tutte le province, sì, sì, del Piemonte, e io non vado perché per me è troppo lontano, ma mio fratello fa un sacco di date anche in provincia di Cuneo. Io non vado veramente perché lui ce la fa ad arrivare a casa alle 7 del mattino e il giorno dopo essere fresco come una rosa. Io se torno a casa alle 7 del mattino mi ci vuole una settimana per riprendermi, non ce la posso fare. Però riusciamo, e adesso ti dico, da Capperi sono 30 anni se non di più che stiamo facendo discoteca mobile in giro, abbiamo questa grande capacità e qualità e fortuna tra l'altro di riuscire a parlare con tutti, dai più giovani ai meno giovani. Bello. È una fortuna. Bello. Grandissima. Senti, ti volevo chiedere, visto che parliamo di musica, come è anche cambiata in questi anni la musica in,
in radio, perché come è cambiata la musica in generale? Sì, no, perché effettivamente la radio è sempre stata quella che ti ha indirizzato un po', dai, diciamo la verità, certo. Perché ricordiamo, da giovani, quelle che ascoltavano in radio era quello che le prime canzoni erano quelle che ti davano poi, ah sì, mi piace il rock, mi piace, sì, il pop, esatto, mi piace l'italiano, mi, esatto, piace lo straniero. Esatto. Oggi come è cambiato? Perché è cambiato tanto. Anche sotto. Io non voglio essere antipatica, perché per esempio adesso sta andando tantissimo la musica trap, per dire. Noi, per me... Non siamo antipatici, siamo boomer. Siamo boomer? No, non voglio essere antipatica. Sì, io sì, mi rendo conto che in questo momento i giovani sono tutti pazzi per la musica trap e io rispetto comunque la loro scelta, certo, perché noi quando eravamo giovani noi avevamo gli AC/DC, avevamo i Led Zeppelin, certo, eravamo quelli un pochettino più rivoluzionari che ascoltavamo la musica, esatto, rock. Sono sincera, io faccio fatica ad ascoltare la musica trap, ok? Però c'è, esiste. Sì. La radio non può esimersi da assolutamente, passare. Assolutamente. Difatti la nostra politica in radio è quella di riuscire ad accontentare tutti. Quindi per dire, se in radio passa un pezzo anni 80, tutti sono tranquilli e non cambiano stazione perché sanno che dopo sicuramente passa un pezzo commerciale. Poi magari passa un bel pezzo di Gigi D'Agostino degli anni 90. Che fai male, ecco, male. E poi non me ne vogliano, passa anche un pezzo trap una volta ogni tanto, perché giustamente bisogna accontentare anche i ragazzi più giovani. Certo, ecco, però effettivamente la musica è cambiata. Ci sono queste nuove sonorità che noi boomer, come dici tu, magari facciamo un pochettino di fatica a comprendere, certo, magari a capire, chi lo sa. Però se posso dire la mia, quando è uscito Gigi D'Agostino negli anni 90 piaceva a tutti. Esatto, esatto. Effettivamente era un melodico che lui è riuscito, a unire sotto, diciamo così, la stessa campana, gente che ascoltava veramente di tutto. Io che sono rockettaro, G-Dag rimane uno dei miei idoli di tutto. Assolutamente. Se devo dire, la musica nuova non c'è. Cioè, secondo me siamo in un momento di passaggio, poi per la carità parlo da profana perché non sono un'esperta, certo, musicale, però secondo me siamo in un momento di passaggio in cui stiamo aspettando qualcosa di nuovo. Il Blanco della situazione qualcosa di nuovo ce l'ha portato, certo, la Madame della situazione qualcosina di nuovo ce l'ha portato, forse stiamo ancora aspettando davvero qualcosa di nuovo e nel frattempo c'è anche la musica trap. In mezzo a tantissimi remix, certo, del passato, perché tra l'altro tutti i pezzi nuovi che stanno uscendo, uno più uno più uno, sono quasi tutti remix di pezzi vecchi, anni 90. Se mi permetti, c'è un signore, sì, quasi sconosciuto, che, sì, si chiama David Guetta, oh, mamma mia, che in un'intervista recente, sì, ha detto che lui ogni tanto, quello che l'ascolta della musica nuova, uno gli fa sanguinare le orecchie, e lui, lui stesso dice, io vado a prendere pezzi... la Betti, musica, tra virgolette, la musica vera, la musica, e l'utilizzo perché non riesco a trovare in queste nuove sonorità qualcosa da prendere, fare mio e trasformare in qualcosa che mi piaccia. Sai, hai detto una cosa molto intelligente. Io ti parlo, ti dico, noi quando usciamo dalla radio andiamo nelle piazze, nelle sagre, facciamo musica commerciale, nazional popolare, insomma, che possa piacere a tutti. E ci sono molti DJ che dicono, ah no, io faccio solo musica house, ah no, io faccio solo quel genere musicale lì, ah no, no, perché i veri DJ... E io dico, signori, ricordate che David Guetta ha fatto un remix di Raffaella Carrà. Esatto. Cioè, togliamoci il cappellino di fronte a David Guetta, se addirittura lui ha remixato un pezzo commercialone tipo Raffaella Carrà, Far l'amore comincia tu, dobbiamo tutti inchinarci un attimino alla situazione. Ecco. Leggere dietro alle righe, esatto, tra le righe, scusa. Cosa ha cercato di dirci. Esatto, e forse lui voleva farci capire qualcosa, poi l'ha detto chiaramente. Questo si cioè, anche solo a livello commerciale, per dire, la musica, quella amaranta, quella da giostra, un classico DJ Matrix che ha, sì, fatto un boom appena uscito, certo, musica da giostra volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, è arrivato al 10, però effettivamente la novità è stata bella subito e col passare degli anni anche lui si sta ripetendo tantissimo, perché, sì, poi alla fine il sound è più o meno sempre lo stesso, quindi siamo in attesa di qualcosa di nuovo. Speriamo che arrivi, che almeno ci regali di nuovo quelle emozioni che abbiamo provato. Ho comprato una tastierina MIDI, ecco, ci sto giocherellando. Okay. Se non esce niente di nuovo faccio qualcosa di nuovo io. Ah, perfetto, benissimo. Guarda, se vuoi eventualmente qualche rumore di sottofondo, qualcuno che urla, eccetera, ci sono io. È ovviamente una battuta, no, non toglierei mai il lavoro ai musicisti veri. Ultima cosa che, sì, ti chiedo, naturalmente okay, potremmo stare delle ore, perché appunto, come hai detto... Io e te se ci mettiamo a chiacchierare. Tra l'altro...
prima te l'avevo anticipato, per me è una soddisfazione finalmente essere io l'intervistatore di Fausta, non essere l'intervistato come è capitato. Sì, perché poi tra l'altro io ho anche una tessera da giornalista, che è lì perché sono iscritta all'albo dei giornalisti, faccio i corsi di aggiornamento e tutto quanto, è lì dormiente, dorme, l'ho usata un attimino nel periodo del Covid, continuo a dormire dentro al cassetto perché faccio talmente tante cose che non riesco. Vabbè, guarda, ma è sempre lì. È dormiente. Quando vuoi. Il giorno in cui smetterò di fare le feste in giro, la tirerò fuori dal cassetto. Al giornalismo. Per chiudere appunto, feste, anche lì come è cambiato il mondo della notte per quanto riguarda l'abbinamento, divertimento, musica e i giovani come la vivono? Noi l'abbiamo vissuto in una determinata maniera, c'era anche molto più spazio tipo le discoteche, certo. Che oggi purtroppo non ci sono più, non ce ne sono questo, più così questo tanto. È un grande problema, il grande problema è sicuramente i locali, l'accoglienza nei locali, ed è per questo probabilmente che le sagre e le feste dei rioni, insomma, le feste nei padiglioni probabilmente funzionano così tanto, probabilmente perché effettivamente mancano proprio i luoghi di ritrovo, di aggregazione, diciamo. Ecco, sì, infatti, cioè, mentre stavo entrando qua nei vostri studi ho incontrato dei ragazzini che mi chiedevano, ma quando viene la Radio Gran Paradiso a Rivarolo? Per dire, si spostano loro, certo. Per cercare l'intrattenimento. E quando io e te eravamo giovani, se non ricordo male, facevamo alle 9:30 di sera la coda fuori dal C23 con la speranza che ci facessero entrare. Perché... tutti belli eleganti, lo so che nessuno ci crederà perché sono sempre vestito molto casual. Perché non era neanche garantito il poter entrare. No, giacca e cravatta, selezione all'ingresso e tra l'altro se facevi il casino fuori e non entravi più neanche se pagavi oro. Esatto. Poi ho assistito alla chiusura dell'impero dinamica di Pournier, e lì anche era enorme quella discoteca, abbiamo lavorato parecchio lì dentro, ma era a un certo punto troppo grossa, quindi non riuscivi più a riempirla sostanzialmente. Certo. Difatti alla fine è diventata, è chiusa, è diventata credo un supermercato o qualcosa del genere. I locali adesso, quelli che riescono a funzionare e ad andare avanti, sono quelli un po' più piccolini, perché chiaramente il localino più piccolino riesce a coprire le spese di gestione, perché alla fine, non raccontiamoci storie, corre sempre tutto dietro i soldi, c'è poco da star lì, tu fai della musica per attirare la gente, chiaramente, se riesci a coprirti le spese continui, se non riesci a coprire le spese lasci stare, però un localino un po' più piccolo va meglio, le maxi discoteche sono andate quasi scomparendo, il Beverly Hills a Santiago, e tanti anni tanto che chiuso. A breve, o quanto ho letto, probabilmente sarà trasformato in un supermercato. Ecco, l'area vedi, diventerà vedi, area, nuovamente. È un centro commerciale. Un supermercato. Se non ricordo male, il Globo continua ad essere operativo, sì, per esatto. Fortuna. E poi ti dico, il mondo della notte è cambiato, sì, nel senso che a questo punto, per fortuna, e ben venga che ci siano tutte queste sagre, e ogni settimana viviamo in una terra canavese che è ricca di sagre. Certo. Ce ne sono tantissime. Cioè noi non sappiamo più dove metterli, perché abbiamo tutto un calendario impegnato, perché per fortuna ci sono tante sagre e quindi i ragazzi, e non solo i ragazzini, anche sì, quelli più adulti, riescono comunque ad avere il loro divertimento, perché altrimenti veramente uno non sa dove andare a sbattere la testa. Cioè, rispetto per dire, a quando eravamo noi ventenni, certo, avevamo l'imbarazzo della scelta. Certo, assolutamente, sì, certo. Ho risposto alla tua domanda alla fine? Direi di sì, nel senso che secondo me sì, perché hai, da quello che si vince è che è cambiato... alla fine è cambiata la location. È cambiata la location. Di fatto la voglia di far festa, di stare insieme, di divertirsi, di ascoltare la musica, buona musica, divertirsi, ballare. Perché se tu parti e vai in un club a Torino, e io veramente è un'altra cosa che non riesco a fare, ma per una questione di orari. Se tu vai in un club a Torino, comunque prima dell'una, tra un po' prima dell'una non ti aprono neanche la porta. All'1:30 arriva il DJ e comincia a mettere la musica di sottofondo, alle 2 comincia la vera serata. E dico, ragazzi, però. Io alle 2 già meno un paio d'ore che sto dormendo. Esatto. Invece le sagre, le feste nei padiglioni che facciamo normalmente, noi di solito nel 9:30, insomma, c'è la possibilità di entrare già sempre con delle musiche di sottofondo. Normalmente noi alle 22:30, alle 22:30 iniziamo la serata, e a seconda dei permessi comunali che danno nei vari paesi, tra l'una e le 2 andiamo avanti a suonare. Quindi, insomma, è un po' come ritornare al vecchio C23, come orari, no? Per dire all'incirca. Quelli della nostra gioventù. Esatto. Perché non siamo vecchi, però quella, siamo la cresciuti. La cosa bella di queste feste di cui il canavese appunto è ricco, è che c'è veramente dal ragazzino giovanissimo che ha la possibilità finalmente di andare a ballare, perché nelle discoteche vere non lo lasciano entrare perché è troppo piccolo, e trovi il quarantenne, trovi il cinquantenne, trovi anche il sessantenne, cioè è proprio è nazionale popolare. Sì, eterogeneo come probabilmente le discoteche dove andavamo noi, il periodo in cui era molto più difficile perché
Noi eravamo giovani, ma trovavi trentenne, quarantenne, forse non lo trovi già quasi. C'erano anche delle leve numerosissime. Sì, sì. Certo. Noi a Valperga eravamo una trentina, se non di più, tu sei il mio coscritto. Sì, abbiamo fatto un po' da 54. Ecco, appunto, adesso non ci sono più tutte queste persone, certo, effettivamente. Però ti garantisco che quando facciamo le serate nelle varie sagre, dei sold out notevoli, eh? Solo la scorsa settimana eravamo arrivati al parco di Villa Ogliani, sì, per la festa del gelato. Io non voglio neanche ipotizzare il numero di persone che avevamo lì davanti, perché sai, no, la certo, legge sulla sicurezza, non posso ipotizzare neanche dire nessun numero, ma c'era un pienone allucinante nel parco di Villa Ogliani, incredibile. Ma la voglia di stare insieme, di fare assolutamente festa. Teniamo conto del fatto anche arriviamo dal lockdown e il Covid. È stata un'esplosione. Giusto la scorsa settimana un giornalista mi ha chiesto: senti, ma il Covid ha cambiato le serate? Io ho detto: le ha cambiate sì, ma le ha cambiate in meglio. Cioè, se uno poteva pensare che il Covid le cambiasse in peggio del serie, non vado perché ho paura di ammalarmi, è stato l'effetto esattamente opposto. Sono stato 2 anni chiuso in casa, non ho potuto fare niente, adesso vado a divertirmi. Credo che sia giusto, credo che sia giusto. È arrivato il momento veramente per tornare a stare assieme, sempre in sicurezza, certo, divertendosi in maniera naturalmente anche consapevole, perché bisogna sempre sapere che siamo in mezzo alle altre persone, bisogna divertirsi senza fare male a nessuno e soprattutto non farsi anche male. Guarda, io poi sono totalmente contraria a ogni forma di droga, tra l'altro io non bevo, sai, sono astemia, non reggo l'alcol purtroppo, e quindi è bello potersi divertire in maniera sana. Cosa no, lui ride perché sa perché non reggo l'alcol. No, assolutamente non so di cosa stai dicendo. Ha assistito a una mia ciucca quando ero adolescente, no? Non ricordo nulla. Non reggo l'alcol. Non ricordo nulla. Vabbè, ma sono quei peccati gioventù in cui si imparano le cose. Bisogna imparare. La vita, certo, ti mette di fronte. Io quella volta ho imparato che non reggo l'alcol. E infatti lo sai. Perfetto. Grazie per questa chiacchierata. No, grazie a te, è stato veramente molto bello e divertente, come sempre. E, l'ultima cosa che ti dico è: aspetto allora il tuo primo remix ufficiale, che passerà sicuramente prima sulla delle... Aspetta. No, almeno così facciamo anche un po' di promozione. Voglio aggiungere un'ultima cosa, se mi è possibile. Se no, poi mio fratello mi tira le orecchie, anche mia madre. Siamo finalmente anche noi in dub, il famoso dub, che bisogna avere l'autoradio con il dub, certo, e tutto qua. Io ho una pandina vecchia, non ce l'ho ancora l'autoradio con il DAB, quindi non posso godere di questo segnale, però siamo anche in DAB, siamo anche lì. Quindi siete sempre sul pezzo. Assolutamente. Cosa migliore. Davide. Grazie, alla prossima. Grazie. Grazie mille.